Questo giorno è diverso da tutti gli altri perché intriso di vita, di profumi di primavera, di colori armoniosi, di luce che dirada le tenebre. È un giorno che parla con forza e ci dice che l'enorme masso posto sulla storia dell'umanità come sigillo per un loculo di morte viene rotolato perché la vita esca vittoriosa. È un giorno durante il quale si esce dai luoghi stipati nella paura e si ritorna a correre, vincendo il buio del primo mattino per lasciare il posto al sole che sorge. È il giorno della vittoria che risana le ferite dell'egoismo, dell'ingiustizia e della prepotenza che ha attraversato il mare della disperazione per giungere alla riva della liberazione. È il giorno della terra fecondata dallo spirito divino che torna ad essere arata e vangata con la forza dell'amore per accogliere semi di pace, destare germogli di nuova umanità. È il giorno in cui si raccolgono le spighe, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, per essere pane spezzato e condiviso con tutti. È il giorno dell'ebbrezza del vino nuovo che scorre da acini macinati nel torchio dell'amore. È il giorno della vittoria di Cristo sulla morte, distrutta per sempre, mentre si raccolgono i frutti deliziosi di una umanità nuova ai piedi della sua croce. È il giorno glorioso della sua risurrezione affinché ogni uomo ritorni ad essere creatura, figlio dell'unico Padre, camminando da fratello accanto al fratello. È il giorno glorioso del Cristo che mostra i segni impressi nella sua carne dall'uomo violento, fratricida, egoista, despota e in cerca di gloria, e dal Cristo che è sgorgato copioso il sangue, che ha lavato le nostre vesti intrise di peccato. Sì, carissimi, questo è il giorno in cui, in mezzo a tanto terrore, paure, guerra, malattie, povertà di ogni genere, avvertiamo il tepore della luce della risurrezione che ci avvolge e ci consola, che asciuga le nostre lacrime, ci fa uscire dal chiuso dei nostri egoismi, ci apre la mente e il cuore alla comprensione di un agire comune per il bene di tutti. La Pasqua di Cristo è la Pasqua nostra, come inizio di una nuova fase della nostra esistenza, mettendo da parte schermaglie e lotte di potere per guardare con l'occhio della verità e il cuore che ama questa nostra terra di Basilicata, d'Italia, del mondo intero. Deporre le armi non come resa al nemico, ma come desiderio e volontà di porre le basi per costruire progettualmente e con determinazione il futuro delle nuove generazioni. Quanta tristezza e delusione nell'assistere a giochi di potere mentre vittime innocenti vengono sacrificati come agnelli condotti al macello. Quanta rabbia in alcuni momenti nello sperimentare l'impotenza di fronte al dilagare di ingiustizie dove i civili, come scudi umani, vengono trucidati durante una festa da ballo nel deserto, nelle loro case, negli ospedali, nelle sale da ballo, nelle invasioni e occupazioni con il diritto di rubare la terra altrui. Eppure siamo tutti figli della stessa terra, nostra madre e abitazione, con il cielo quale nostro tetto, il firmamento dove le stelle danzano per tutti, il sole illumina e scalda ogni essere vivente. Chi è il diverso?
L'immigrato che cerca un futuro migliore, che scappa da miserie, guerre e povertà, o chi si sente diverso perché migliore? Chi è il diverso? Chi sta ai margini delle strade, della storia, relegato nei tuguri umidi e maleodoranti, o chi vive nel lusso e non ha spiccioli per dare concretamente una mano? Chi è il diverso? Chi subisce torti e ingiustizie di ogni genere e sente la sua dignità calpestata perché costretto, per motivi di lavoro, ad andare via dalla propria casa, dai propri affetti, o chi coltiva i propri interessi? Già, chi è il diverso? La Pasqua di risurrezione ci interpella seriamente tutti, in particolare i battezzati, quindi i credenti, perché siamo stati sepolti nella morte di Cristo e siamo risuscitati con Lui. Tutto questo non è teologia o filosofia teorica, ma teologia e filosofia pratica, perché come ci ha detto San Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, dobbiamo avere il coraggio di rispondere a questo invito. Cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Chi vive in questo mondo, guardando verso il cielo, non desidera scappare da questo mondo o dalle responsabilità che ognuno ha, bensì impegnarsi concretamente per aiutare questa umanità ad avere il volto del risorto. Questo è il vero passaggio che ci indica la Pasqua. La Pasqua di Gesù è gioia, entusiasmo, voglia di vivere, fiducia ritrovata. Non custodi di isterismi religiosi, ma custodi di una speranza e di una gioia che rende capaci di aprire nuovi solchi per la semina, nuove strade da percorrere, nuovi progetti attorno ai quali ritrovarsi e lavorare. Un entusiasmo che non si spegne, che non spegne l'entusiasmo di agire a favore degli altri e ci rende indomiti e operatori di pace. La Pasqua allora è uscire dalla solitudine del sepolcro ed entrare nella luce delle relazioni umane, incominciando da quelle familiari. Ma è altrettanto fondamentale sentirsi parte integrante di questa grande famiglia che è la Chiesa, nella quale si agisce, si opera, a volte ci si scontra, ci si perdona, si condivide con non poche sofferenze l'esperienza di vita e di vita di fede. In questo dinamismo relazionale scopriamo giorno dopo giorno che questo continuo passaggio ci introduce alle porte dell'eternità, dove la Chiesa celeste ci attende e con la quale nel frattempo siamo in continua comunione. Appunto, in comunione, la comunione dei santi e con Maria, madre di Gesù e madre nostra. Questo siamo noi, testimoni della risurrezione, perché capaci di rimettere in gioco la nostra vita personale e quindi la vita, perché abbiamo incontrato il risorto. Ecco perché ogni cristiano è chiamato a raccontare con la propria vita dove ha incontrato il Signore che ha distrutto la morte. Ci sono fatti, circostanze, momenti intimi e personali, gioie e dolori, volti, persone, luoghi che hanno segnato la nostra esistenza, facendoci passare da uno stato di vita ad un altro. E noi, abbiamo sentito nella prima lettura, siamo testimoni di tutte le cose da Lui compiute nella regione dei Giudei in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti.
Siamo arrivati a celebrare la Pasqua ancora una volta dopo il tempo difficile della pandemia, avvertendo nella nostra carne che esiste una grande distanza tra ciò che annunciamo, Cristo è risorto dai morti, e tutto l'orrore che quotidianamente ci viene comunicato, come dicevamo anche prima, guerre, attentati, naufragi, tanta disperazione, inondazioni, terremoti, fame e sete, sangue innocente che continua a bagnare una terra sempre più riarsa e bisognosa di vita. Penso sia esattamente qui la forza dell'annuncio cristiano. La morte non è la fine di tutto. Gesù risorto ci ha lasciato una sfida affinché si possa fare un passaggio decisivo: scegliere tra la vita e la morte, tra la disperazione e la speranza, tra il non senso e la preziosità di ciò che ci circonda, tra la rassegnazione e il lottare contro ogni visione più pessimistica, tra chi distrugge e chi non si arrende a ricostruire. È già in atto la vittoria su tutto ciò che amiamo e che vogliamo assolutamente distruggere l'odio. Carissimi, Cristo è risorto, è veramente risorto. Questo è il cuore della Pasqua. Il resto è paganesimo, commercio, business, manageriale, spettacolo. Auguro ad ognuno e a tutti voi di essere costruttori di pace e di fraternità, esattamente quanto Gesù risorto ha portato. Ne abbiamo bisogno nelle nostre famiglie, sempre più deboli e fragili, nelle nostre comunità parrocchiali, che a volte colgo scoraggiate e demotivate, nella politica, spesso litigiosa e non sempre lungimirante, impreparata nel cogliere le sfide dell'oggi, tra i nostri giovani virtuosi, ma senza punti di riferimento e facilmente usati perché siamo bravi a parlare di loro, ma non con loro e a loro. È come se non avessimo più tempo per cogliere il loro grido dignitoso di aiuto nell'essere sostenuti e incoraggiati con progetti di vita, anche lavorativi, capaci di guardare lontano. Non lasciamo morire la sanità e i luoghi dove tanti anziani trovano riposo e conforto. Diamo segni di speranza, possibilmente evitiamo di fare promesse a scopi propagandistici ed elettorali. Auguro a tutti gli abitanti delle nostre diocesi di Matera e Ersina e di Tricarico che ci sia davvero pace. Pace a quanti a Matera, come nei nostri stupendi borghi, state facendo visita quotidianamente. Pace ai nostri fratelli ammalati e sofferenti che magari ci stanno seguendo da casa, ai carcerati con i quali stamattina ho condiviso ancora una volta la celebrazione della Santa Messa. Ma auguro pace a quanti quotidianamente condividono anche oggi un pasto caldo nelle nostre mense di San Rocco e di Don Giovanni Mele e agli operatori Caritas che li servono con amore e cuore aperto. Pace a quanti vivono l'attesa silenziosa che qualcuno compia un gesto d'amore. Gesù è morto per tutti ed è risuscitato per tutti. Santa Pasqua a tutti, così sia.